Sì, penso che la squadra sia andata in crescendo, questo è positivo, è quello che speravo. Ovviamente l'inizio è stato difficile per tutta una serie di contingenze che ben conosciamo, tanti giocatori via con la nazionale che sono aggregati tardi con noi, giocatori giovani che rispetto all'anno scorso hanno fatto la prestagione con noi, ma ovviamente hanno un percorso da fare. Però credo che la partita di Sharks e Dragons e anche Bulls siano stati degli ottimi segnali. È un peccato che ci sia mancato forse nella prima partita la capacità di chiudere e portarla a casa. E ovviamente contro i Bulls un po' di disciplina negli ultimi due minuti in una situazione in cui non eravamo sotto pressione che ci avrebbe potuto garantire di portare a casa il risultato pesante. Però ripeto, come primo blocco stiamo in crescendo e questo è positivo, abbiamo grandi margini ancora di crescita e questo è ancora più positivo. Dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare per farci trovare pronti a fine novembre. Ma la difesa è cresciuta nell'arco delle prime sei partite, la gestione anche della parte tattica della partita è migliorata molto, è stato uno dei punti di differenza contro i Bulls ad esempio, ma anche a Newport. E credo che in termini di esecuzione in attacco possiamo ancora fare molto molto meglio, ancora troppi gesti tecnici di base ci penalizzano nella capacità di tenere il pallone e di giocare attraverso le fasi, che è una cosa che vogliamo fare, soprattutto contro squadre che sono fisicamente più grosse di noi, vogliamo stressarli dal punto di vista del ball in play. Per cui ecco, tante cose ovviamente, molte sono sottili, sono sfumature, ma che possono fare una grande differenza. Sì, sono soddisfatto, ovviamente la loro strada è ancora lunga, è lunga in termini di performance, ma è lunga in termini di consistenza di performance, che è quello che noi ricerchiamo e è la cosa molto importante al nostro livello, per cui devono continuare a lavorare duro e lavorare bene, tenere la testa bassa e continuare ad andare nella direzione in cui stanno andando, perché se hanno avuto questa opportunità significa che hanno fatto un buon lavoro e sono riusciti a performare. È chiaro che è solo l'inizio, è solo la parte embrionale della loro carriera e dobbiamo supportarli in questo. Ma a fine novembre potrebbero essere disponibili Mendy e Ratave tra gli infortunati, per tutti gli altri Ciaparro, Zilocchi dovremmo aspettare una o due settimane in più probabilmente, però insomma ci sono tante partite anche dell'Italia nelle prossime settimane, abbiamo tanti giocatori via per cui sarà una parte critica, molto critica, e dovremmo affrontare la situazione settimana dopo settimana su questo.